Carissimi fantastici amici che ci seguite in questa nostra Space Con 3 in streaming, la nostra prima convention online, che è giunta con questa alla sua quarta serata. Io vi saluto tutti, vi ringrazio di essere di nuovo collegati con noi e ringrazio naturalmente anche, come al solito, Extra Track, senza dei quali questa convention praticamente non avrebbe potuto avere luogo. Ricordo innanzitutto subito a tutti quanti il numero che vedete in sovraimpressione in basso a destra, con il quale potete eventualmente chiamare la regia se volete dire qualcosa, e vi ricordo pure doverosamente che Extra Track trasmette ovviamente sia su Twitter che su Facebook, oltre che su YouTube e anche su Twitch TV. Detto questo, a questo punto io passo a introdurre questa nuova puntata. Allora, come già vi ricorderete da ieri, abbiamo parlato di altri due doppiatori. Prima però, giusto per rompere il ghiaccio, vorrei un pochino continuare, completare con alcune piccole cose il discorso già portato avanti nelle puntate precedenti sull'attività del club. Vi abbiamo già parlato dell'attività organizzativa di eventi come questo, del collezionismo, del modellismo, e vi abbiamo anche detto, come probabilmente ricorderete, che abbiamo anche una piccola attività, diciamo, di produzione di audiovisivi per quanto riguarda più che altro DVD inerenti alle nostre attività, quindi quelli che noi chiamiamo Digital Shadows, che possono contenere dei resoconti, delle interviste a quelli che sono stati i nostri ospiti, delle riedizioni di film introvabili piuttosto che non di episodi di cui è stato miracolosamente ritrovato l'audio originale, quindi sapete di cosa io stia parlando. Ma non solo di questo, ci siamo infatti sbizzarriti, noi del club, giusto per dimostrare quanto la sanità mentale abbia ben poco a che fare con noi, semmai ce ne fosse bisogno, vero? Con anche delle gag, delle parodie, delle stramberie che abbiamo pubblicato principalmente in Digital Shadows 4 e 5, che sono i due primi DVD che abbiamo realizzato. Ora, relativamente a queste parodie, diciamo così, cose scherzose che ci siamo divertiti a realizzare, volevo proporvene una, giusto così, una curiosità per invogliarvi eventualmente poi a vedere anche le altre. Vi ricordo che per qualsiasi cosa voi potete tranquillamente scrivere al club all'email moonbase_99, scritto in cifre, @libero.it, e noi vi mandiamo tutte le informazioni che voi volete. Allora, in merito a quello che sto per farvi vedere, molti di voi ricorderanno sicuramente che nei primi anni 2000 giravano assiduamente degli spot di una nota casa di spumanti italiana in cui appariva George Clooney, prima che cominciasse a fare invece la pubblicità al caffè. Ora, noi abbiamo preso uno di questi spot abbastanza famoso e abbiamo trasposto, diciamo così, la storia nell'ambiente che c'era più familiare, cioè quello delle Moonbound, che è il nome che avevano le nostre convention quando le facevamo dal 2000 al 2007. E praticamente la storia ricalca quella dello spot, dove ci sono io al posto di George Clooney, d'altronde chi meglio di me potrebbe interpretare il celebre attore americano, dove in cerca di un attimo di relax dallo stress e dal clamore di una delle nostre convention, mi rifugio al piano di sotto del salone dove si tengono tutti questi incontri per rilassarmi un po', ma non ci riesco perché il vociare e il frastuono degli altri partecipanti me lo impedisce. Ora, adesso per rendere ancora più chiara la cosa, vi faccio vedere prima lo spot originale e poi la nostra parodia, in modo che così possiate rinverdire bene i vostri ricordi e anche notare meglio
le analogie, le similitudini nei dettagli. Quindi a questo punto, regia, puoi andare. No party. Perfetto, questo era quanto. Dopo, adesso invece vi facciamo vedere quello che abbiamo fatto noi. Noi siamo sostanzialmente i soliti noti, cioè coloro che collaborano più attivamente al Club Moonbase e anche personaggi un po' più esterni, ma che voi conoscete già, come Roberto Baldassari, piuttosto che non Stefano Pelosi, Andrea Pietrini, Marco Vittorini, insomma tutti appassionati di lungo corso che hanno contribuito a realizzare questa parodia che adesso vi mandiamo subito in onda. Rivai regia. No party. Ecco, questo era giusto per dare un'idea. Adesso magari l'audio forse non era molto buono perché è stato trasposto ovviamente dal DVD, ma era solo per darvi un'idea. Poi ovviamente sono tutte queste gag sono disponibili. Questa in particolare è stata girata durante la convention del 2004, la Moonbound dello stesso anno, nelle scene dove vedete gente in costume o dei saloni. Altre scene sono state girate in ambienti privati. E invece alcune scene addirittura sono state girate nel Bed and Breakfast che Catherine Schell ha nei pressi di Bonneval nel sud della Francia, dove noi siamo andati sempre nel 2004, io, Roberto Baldassari e Monica Baudini, quella che avete visto nel video con il vestito da dottoressa Russell, e abbiamo passato alcuni giorni in allegria facendole anche un'intervista. Quindi tutto questo per dire come bene o male abbiamo impiegato più o meno attivamente tutti questi anni. Detto questo, e chiuso a questo punto definitivamente l'argomento sulle attività del club, credo che possiamo passare alla parte centrale, quella più importante del nostro incontro. Come abbiamo detto, la prima ospite è Noemi Gifuni, la voce di Maya in Spazio 1999. Anche questa intervista, come quella di Calamera, è stata registrata non per motivi più gravi come quelli di Michele, che ha trovato l'unica disponibilità ed è stato anche molto gentile a concederla, perché visto tutti i problemi che aveva poteva anche rifiutare verso la fine di agosto, ma questa intervista di Noemi, dicevo,
È in realtà molto più recente, è stata registrata solo qualche giorno fa, semplicemente perché lei non aveva possibilità di essere disponibile di sera. Quindi a questo punto non mi resta che augurarvi buon divertimento e fare partire l'intervista con Noemi Gifuni. Regia, è tutta tua. Bene, cari amici e fan, eccoci qua di nuovo per un'altra serata della nostra SpaceCon 3, la nostra prima convention online del Club Moonbase 99. Restiamo sempre nell'ambito del doppiaggio, come già successo con Michele Calamera, e oggi abbiamo un ospite con un curriculum di tutto rispetto. Vi dico solo alcuni dei nomi a cui questa attrice ha prestato la voce, giusto per farvi un'idea: Jane Russell, John Collins, Edwige Fenech, Barbara Boucher, Rossana Podestà, Rosanna Schiaffino, Valeria Moriconi, Marisa Mell, Marisa Merlini, Senta Berger, Tapusin, Janet Leigh, Claudia Cardinale, Anne Bancroft, Kim Novak, Corinne Clery, Carol Baker, Leslie Caron, Jacqueline Bisset, Rachel Welch, Romy Schneider, Elizabeth Taylor, Jean Moreau, Olga Carlatos, Jill Clayburgh, Ava Gardner, Anita Ekberg, Annie Girardot, Simone Signoret, Angela Lansbury, Michel Mercier. Potrei continuare per un'altra ora, non sono neanche a metà, è un elenco infinito. Vi presentiamo quindi, con anche un certo orgoglio, l'attrice, doppiatrice, nonché direttrice del doppiaggio, Noemi Gifuni. Eccoci qua, salve, buongiorno Noemi, buonasera. Buongiorno, bentrovati. Bentrovata anche a lei. Allora, è un grande piacere incontrarla, anche se solo in video. E noi sappiamo ovviamente che lei è nota nel nostro club principalmente per aver dato la voce a Catherine Schell nel personaggio di Maya della seconda stagione di Spazio 1999. Subito per sgombrare campo dalla curiosità che immagino frema negli animi dei nostri ascoltatori, quindi le chiedo subito: com'è stato doppiare Catherine Schell? Perché alcuni suoi colleghi dicono che ci sono personaggi facili e personaggi difficili, o addirittura quasi impossibili da doppiare. Catherine Schell è un personaggio gradevole, facile da doppiare, si è trovata bene, le è piaciuto questo, come recita questa attrice, o ha avuto dei problemi? No, non ho avuto mai problemi, perché secondo me era facilissima da doppiare, bastava guardare quello che faceva lei e ispirarsi a lei, a quello che faceva, se era più sexy, se era più bambina, se era più cattiva, se era più buona. Ma questo si fa con tutti i doppiaggi a questo mondo, insomma, non è una novità. E se un'attrice doppia, sì, ci sono delle parti difficili, come ci sono in teatro, però insomma, se si va dietro all'attore che è bravo, non c'è nulla di difficile, nulla. Basta guardare gli occhi, l'espressione, e immedesimarsi. Certo, lei capisce che quando uno arriva in sala di doppiaggio e deve doppiare una disperata perché il figlio è morto di prima mattina alle 9, diventa complicato, ma non complicato tecnicamente, diventa complicato perché bisogna immedesimarsi in quella parte, e chiaramente insomma da fare, perché non bisogna essere finti, perché bisogna essere veri e comunicare al pubblico quello che l'attrice voleva comunicare. Tutto qui. No, ma per me Catherine Schell è stata una passeggiata. Lei ha doppiato Catherine Schell anche in altri film o...? Sì, in un altro film di cui non ricordo nemmeno il titolo, e le dirò che insomma non credevo che questa Catherine Schell mi portasse tanta notorietà, perché avendo doppiato signore attrici, ma proprio con la S maiuscola, come per esempio Ingrid Tulin, Bibi Anderson, e quelle veramente bisognava cercare di
proprio penetrare nel personaggio che stavano interpretando. Ma Catherine Schell no. Catherine Schell era una bella ragazza che faceva la transmuta. Quindi così. Ecco, io sono io 40 anni dopo. Il film... Passati 42. Sì, è passato qualche anno anche per noi. Il film che ha doppiato di Catherine Schell poteva essere l'102 o no? No, faceva un personaggio assolutamente normale. Normale nel senso vestita con ai nostri giorni, ecco, sarà stato un film o un video o un movie. Non so, di 7-8 anni dopo, 10 anni dopo, quindi non c'era nulla di fantastico, ecco. E non era sua neanche la voce nell'episodio della prima stagione in cui appare Catherine Schell come schiava del grande guardiano, immagino, perché è stato girato qualche anno prima. Qualche anno prima, guardi, io ho fatto tutta la serie di Spazio 1999. La seconda. Sì, e cos'era la seconda? Era la seconda. Forse, però io non mi voglio arrogare la maternità di quello che non ho fatto. Può darsi che sia stata io a doppiarla, può darsi, ma non ricordandolo con precisione non mi sento di azzardare. Se la regia può far vedere la seconda foto, così ecco, questo era un episodio della prima stagione. Il personaggio di Catrice era la schiava del grande guardiano, e appare solo in quell'episodio. E siccome non ho trovato dei dati precisi, chiedevo se per caso si ricordava. Può darsi a questo punto, vedendola, può darsi, però ripeto, non ci metterei la mano sul fuoco. E poi non fa di approfittare di altre persone che l'hanno doppiata. Adesso riascolteremo bene l'episodio e confronteremo la voce, così esageremo l'enigma. Va bene. Se la regia vuole rimettere la foto di Maya, giusto perché stiamo parlando di lei, ecco, questo ovviamente è il personaggio di Maya interpretato da Catherine Schell, appare in tutti e 24 gli episodi della seconda stagione con la voce di Noemi, che è quello, diciamo, che maggiormente ha caratterizzato la seconda serie di Spazio 1999, ed è per questo che i fan di Spazio 99, intendo, la ricordano principalmente per questo. Però, come abbiamo detto prima, lei ha doppiato fiori di attrici internazionali, anche attrici italiane abbiamo visto. Anche qui ovviamente immagino che ci saranno state attrici diverse come modo di recitare, come modo di fare. Ha qualche ricordo, qualche aneddoto che le andrebbe di raccontarci? Guardi, io quando ho doppiato per la prima volta, e per me è il mio orgoglio perché era una grandissima attrice, ho doppiato Ingrid Tulin nel Rito di Bergman. Il mio primo doppiaggio fu quello. Poi Tulin scrisse per contratto che voleva essere sempre doppiata da me, e quindi io la doppiai in un film che si chiamava Una manciata d'amore e poi in un film abbastanza scabroso, il contrario, tutto il contrario, Salon Kitty di Tinto Brass. Non so se lei l'ha visto, ma insomma, non l'ho visto, non però conosco di fama. Non era cose da educande, non era film da educande, tanto che tutti dissero, ma come? Anche perché dovevo risultare volgare, perché lei era volgare, era volgare, era tutta un'altra cosa rispetto a quello che facevo di solito, perché di solito mi facevo fare le principesse, le grandame, quelle che hanno questo tratto signorile, insomma, e quella no, era la tenutaria di una casa, e quindi con dei mostri poi, perché c'erano gobbi, nani, storpi,
era, non era carino da digerire. E la direzione la fece Gigi Proietti. C'era una la direzione del doppiaggio. Sì, la fece Gigi, che era bravissimo secondo me, ma sì, lo rimpiangiamo molto, molto. Sì, tutti, tutti. E c'è qualche altra attrice che ricorda con particolare affezione? Anne Bancroft, Zoe di Vega. Anne Bancroft. Ah. E anche la francese, come si chiama, da che poi era invecchiatissima, e del resto invecchiamo tutti, quindi la era invecchiata. No, e come si, sì, come mi... oh no, com'è che non mi è sfuggito, vabbè, niente, sono state troppe, quelli che ho doppiato evidentemente. Fanny Ardan anche l'ho doppiata, ma non era lei. Era, no, neanche Martin Brochard. Ma ne ha fatte troppe, signora Gifuni. Ne ha fatte troppe. Ne ho doppiate troppe. Ne ho doppiate. Anche Andrea Ferreol. Anche, ma non era lei. No, come se ho... Campagnoli, Rosalba Neri. Ecco, una cosa che te le voglio chiedere, visto che ha doppiato anche attrici italiane, sì, queste sue colleghe prendono di buon grado solitamente il fatto di essere doppiate, lo fanno volentieri, lo fanno con un po' di... Allora, guardi, lei sa che le attrici italiane, se vengono doppiate, non possono partecipare ad alcun premio, anche se sono state bravissime. Ma se sono doppiate non partecipano a premi. Ora, voglio dire, io quando ho doppiato la cardinale era insentibile. Cioè, voglio dire, io ricordo che la cardinale doppiò con Luchino Visconti, volle autodoppiarsi, e doppiò Vaghe Stelle dell'Orsa. Sa cosa presero allora? La battuta, l'anello 25 lo prendi dalla terza, l'anello 40, una parola, l'anello 40 lo prendi dalla quindicesima, l'anello 50, insomma un puzzle di assembramenti di voce. Poi se è cresciuta e si è voluta doppiare, ma lì poi era il regista che decideva. Certo. Era il regista, non c'erano santi, insomma. Se le diceva, guarda che ti fanno un favore a doppiarti, forse si convinceva. Ecco, io le voglio dire una cosa, perché ci tengo a dirlo. Io sono stata fortunata perché ho avuto l'occasione di lavorare con i più grandi registi del momento, a cominciare da Gillo Pontecorvo, fatto il provino con Luchino Visconti, con Ettore Giannini, il famoso del Carosello Napoletano, come si chiama? Risi, Dino Risi, Monicelli, l'altro che il nonno di Calenda. Come si chiamava? Dunque Monicelli e non Camerini, no, Camerini era già molto anziano, e no, e Edoardo De Filippo. Io ho doppiato l'unico film di Edoardo che sia uscito dalle voci di dentro della commedia teatrale. Lui trasse il film Spara forte, più forte, non capisco, con Raquel Welch. E doppiai Raquel Welch con un leggero accento torinese, perché doveva essere torinese. E si stabilì veramente un tale, come posso dire, un tale feeling con Edoardo, perché Edoardo aveva fama di essere cattivo, di infierire sugli attori, non era vero niente. Edoardo aveva una sensibilità straordinaria e riusciva a capire chi lo capiva, e riusciva, e mi offrì anche di andare in compagnia con lui. Venga a fare la mia prima donna al San Ferdinando a Napoli. Ma io dissi: guarda, io mi sono sposata da un anno, come faccio?
era impossibile, sarebbe stato impossibile, però ho un ricordo, Comencini, ecco, Comencini. Ah, Comencini. Ho un ricordo, sì, di questi Nanni Loi, Comencini, insomma, veramente ho doppiato e ho lavorato con i più grandi registi. Con i più grandi in assoluto. Oggi, per carità, c'è ancora Sorrentino, cioè, però era un'altra epoca, erano film, come posso dire, diversi. Anche il genere di film è cambiato. Per esempio, ai miei tempi era ricercata la bella voce. Poi io stessa, quando ho dovuto dirigere dei film di Spike Lee, in mezzo ai negri, la bella voce non ce la potevo mettere, perché si sarebbero scollati dal viso. Cioè, uno che manda a quel paese un giorno sì, un giorno no, un'ora sì, un'ora no, non può avere la voce di un principe, insomma. E no, quindi si cercavano proprio le voci roche, le voci rotte, le voci sporche, così. Sì, quella di strada. Esatto, esatto. Visto che prima ha parlato di anelli e di doppiaggio, sì. Volevo sapere, abbiamo già chiesto anche a qualche suo collega, se anche lei pensa che per scelte, immagino, commerciali, esigenze pratiche, il doppiaggio negli ultimi decenni sia diventato più ostico, più difficile, sia peggiorato, insomma. No, è peggiorato perché sono peggiorati gli attori che doppiano. È peggiorato per questo. Guardi, io ho lasciato ormai, perché insomma non era più, per quanto sono stata chiamata ancora fino a un anno e mezzo fa. Però io vedo delle volte in televisione delle lavorazioni, perché la gente si è messa in testa, siccome col doppiaggio, per carità, si guadagna piuttosto bene, è vero, però bisogna fare una gavetta, è un mestiere come un altro. Non è che uno si può inventare improvvisamente di fare Shakespeare. C'erano ragazzi e ragazze che venivano da me in sala di regia. Cioè, signora, mi dicono che ho una bella voce, mi sente? Io dicevo, figlio mio, io ti sento, hai una bella voce, ma sai recitare? Ma sai cosa vuol dire recitare? Perché è tutt'altra cosa. Tanto è vero che noi delle volte eravamo chiamati i doppi attori, cioè doppi, come dovevamo essere attori e doppiatori. Ecco. Quindi io vedo delle cose che mi fanno rabbrividire. Sì, certo. Perché sì, mi fanno rabbrividire. È molto scaduto, secondo me, il livello. Ci sono delle persone brave, brave. C'è un mio caro collega, Gianni Galassi, direttore, che è bravissimo. La mia collega Daniela Nobili, bravissima anche lei. E poi ne potrei citare tanti altri, la Colizzi, la Gravina, Calamera, Cappuccio. Tanti, tantissimi, veramente tanti. Però a quel livello sono rimasti pochi, pochi. La Colizzi è molto brava. Ecco, la figlia di Colizzi, di Pino Colizzi. Ah, molto sì. Brava. Sì. Sta lavorando parecchio, vedo, negli ultimi anni. Sì, è proprio brava. Lo so. In effetti mi sembra di notare la tendenza degli ultimi anni a scegliere dei doppiatori in base alla fama del personaggio. Ad esempio, è successo spesso in alcuni cartoni animati, adesso io non faccio nomi ovviamente perché non è il caso, sì. Però sono stati scelti dei doppiatori perché erano magari già famosi al pubblico per dei programmi televisivi o perché piacevano ai giovani, ma che effettivamente a confronto di altri doppiatori un po' stonavano, ecco, si vedeva che non avevano per forza, perché loro mettono magari l'allenatore di calcio, che è conosciutissimo, e lo mettono a fare il protagonista. L'unico che era piuttosto bravo, quello quando ha fatto Frizzi,
Fabrizio Frizzi. Fabrizio. Ecco, lui era carino su quel personaggetto che faceva. Sì, quello di Esatto. E allora lui era carino, ma lui già veniva da una scuola, ha un fratello musicista, anche lui sapeva suonare il pianoforte, sapeva cantare. Cioè l'orecchio, ci vuole orecchio per fare un determinato mestiere e non ci si improvvisa, mi creda, non ci si improvvisa. Perché poi quando uno è lì davanti, guardi, a me il cuore batteva sempre, ogni volta che affrontavo un personaggio nuovo avevo il batticuore, perché sei giudicato, perché se non fai bene il tuo lavoro, andavo proprio a cercare nei minimi particolari. Certo, capisco. Visto che ha parlato di colleghi e visto che è stato, diciamo, il suo partner in video per 24 puntate, in quanto, se non sbaglio, era la voce di Tony Verdeschi, quindi l'attore Tony Hanold, come lo era stata per Paul Morrow, quindi sì. Ecco, nella prima stagione. Sì. Lei ricorda un buon rapporto con Gianni Giuliano? Sì, assolutamente sì. Ecco, Gianni Giuliano è un altro bravo, sia come direttore sia come doppiatore. Gianni Giuliano è uno della vecchia guardia, lo vogliamo fare così. Siamo della vecchia guardia. Gli anni sono passati, però abbiamo avuto la fortuna di lavorare bene con dei bei film, con dei bei home video. Adesso sono tutti un po' squallidi, devo dire la verità, anche il materiale, anche questi home video sono tutti uguali, la moglie che ammazza il marito che l'amore criminale, cioè idee poche. Certo. Poche. È molto commercio, è molto anche fare in fretta e fare... Ormai guardi, allora, ormai il doppiaggio è diventato una cosa, un'azienda, cioè bisogna fare presto e in fretta, poi come va. Quando io diressi il film di Cronenberg, quello dei gemelli, Inseparabili, con Jeremy Irons. Sì. Ed era veramente un film difficile, perché erano, però non li potevo doppiare insieme, perché ognuno, quindi dovetti fare delle colonne separate, prima un gemello e poi l'altro. Certo. Lei sa che Cronenberg per fare quel film ha impiegato 8 anni? Ci ha messo un bel po', sì, avevo sentito. 8 anni. E noi poi l'abbiamo fatto anche abbastanza velocemente, poi l'attore ha preso il nastro d'argento come doppiatore, che era proprio, era Jeremy Irons, lo doppiava Paolo Scalondo, bravo anche lui. Sì, ma noi lavoravamo con persone brave, ma neanche per i brusii prendevamo quelli che non li sapevano, perché si sente, sono stonati. ahimè, è così. Io, essendo stato un ragazzo all'epoca, quando negli anni 70, 80 sono usciti tanti film che hanno formato un po' la mia immaginazione, ovviamente io sono rimasto affascinato da certe voci sono, magari non sapevamo il nome del doppiatore, perché ovviamente allora non c'era internet, non è che ci si poteva ricordare il nome magari leggendolo dai titoli di coda, che alla fine nessuno guardava, però ci sono delle voci che sono rimaste nell'immaginario. Sì. Non so, Pino Colizzi è Superman, per dire, no? Pino Lotti è John Connery. Insomma, ci sono quelle cose che ti lasciano un segno, ecco. Sì. Ti lasciano un ricordo indelebile e che arricchiscono il film americano, perché di solito erano film americani.
Avevo doppiato a proposito anche come attrice Jane Russell. Jane Russell, esatto. Ci fu un remake di una, no, forse c'è scritto lì, non lo so, non lo so se l'ho messa tra i miei doppiaggi, ma c'era anche Jane Russell. Sì, sì. Ce l'ho nell'elenco, Jane Russell, John Collins. Sì. Sì, sono tantissimi. Ci sono delle differenze, visto che a me sembra che ci siano delle differenze tra la recitazione degli attori anglofoni, diciamo principalmente americani, e quelli francesi, cioè differenze che possono creare, non dico problemi, ma necessità di adattarsi in maniera diversa o no, guardi, secondo me dipende sempre dalla bravura dell'attore. Sì, dalla bravura dell'attore. Guardi, vi ho detto, a me quando ho cominciato con delle persone di grande livello, mi dissero come prima, io vinsi la prima volta il provino con Vittorio De Sica per doppiare Marisa Merlini. Sì. Perché Marisa Merlini stava girando La tenda rossa, mi pare, in Norvegia, in Svezia, non ricordo adesso, e vinsi il provino per doppiare appunto lei. Ma la prima cosa che mi dissero: tu prima di aprire bocca devi guardare l'attrice, quello che fa, un anello almeno lo devi guardare, anche perché io non so se lei lo saprà, ma noi non è che doppiamo il film dal primo anello al 200esimo, eh? Noi doppiamo magari in mezzo, il 50esimo, l'80esimo, cioè, questo per una questione di risparmio ovviamente, perché sennò al doppiatore dovrebbero dare 20 turni e invece magari lo doppiamo in 7-8 turni, perché appunto facciamo le nostre scene, la nostra parte. E perché le ho detto ciò? Perché appunto bisogna avere come le posso dire, la perspicacia, la sensibilità di capire immediatamente. Poi c'è un direttore di doppiaggio che sicuramente spiega tutto il film, racconta, però la prima cosa mi dissero: tu devi guardare non la bocca, gli occhi, l'espressione degli occhi. Quello ti dà tutto. Se poi certo sono cattivi attori, ed è capitato di doppiarli, allora lì sono guai, eh? Lì è proprio tosta, come dicono a Roma. Certo. Mi sembra che comunque anche per lei, come per altri suoi colleghi, a un certo punto abbia tralasciato la direttrice per dedicarsi completamente o quasi a quella di doppiaggio o direzione del doppiaggio. E sì. Questo passaggio è avvenuto in maniera casuale? L'hanno consigliato? È stata una scelta sua perché vedeva che le piaceva di più? Qual è stato la cosa che ha fatto scattare questa preferenza? No. Non sono stata io mai a chiedere di fare la direttrice, non l'avrei mai fatto, ho lasciato che fossero i miei colleghi, compreso Calamera, che dissero: ma perché non fai le direzioni? Perché siccome io quando facevo l'attrice correggevo anche le battute a leggio, che non erano proprio eccesse. E, insomma, aiutavo i più giovani, e dice: ma allora fai il direttore, scusa, lo puoi fare tranquillamente. E cominciai a fare il direttore con un video, e poi man mano ho sempre diretto dei bei film, ecco, sì, belli. Uno degli ultimi è stato O Gerusalem, il conflitto tra palestinesi e ebrei. Ricordo, sì. L'ha visto? L'ho visto, ma purtroppo in condizioni un po' disagiate, quindi ho perso qualche pezzo. Diciamo che la mia vita è un po' traumatica. E mi sono ripromesso di rivederlo con calma. Lo rivedrà con calma. Ma guardato con molta.
E invece quella sera lì purtroppo avevamo in casa un po' di caos. Comunque lo rivedrò presto perché... Lo riveda, era un bel film. E lì il protagonista era Alessio Cigliano e l'altro era... oddio, è passato tanto tempo che... Bersanetti. Chi? Bersanetti. No. Era Largo, era l'arabo. Insomma, ecco, ogni tanto mi sfugge qualche nome perché se li dovessi dire tutti, cioè l'elenco li farei tutti. In effetti anche per me tante volte riconosco delle voci, riconosco delle persone, ma no. Ovviamente bisognerebbe sempre andare a vedere su internet, sì, perché sì. Ormai chiaramente diventa un po' difficile. Anche perché non ci siamo messi d'accordo su nulla. Lei mi sta facendo delle domande, insomma, non è che sono domande preparate, ecco. No, infatti. Cioè, preparate da lei, ma non da me. Tutto al discorso libero stiamo lasciando. Sì, sì, perché è più spontaneo. Non so, per me sapere quali domande mi avrebbe fatto e poi pensare di elaborare la risposta... è peggio secondo me, è così, è più spontaneo, è più bello così, però qualcuno preferisce sapere le domande prima, quindi noi nel caso ovviamente ci adattiamo alle richieste dell'ospite. Certo. Quindi adesso non doppia, non dirige più, quindi che cosa no. Fa adesso? No, vado ai concerti. Vado a Santa Cecilia, vado a cinema, vado a teatro quando li riapriranno, gioco a burraco. Ah, bene, quindi insomma sento musica anche a casa perché mio figlio mi ha regalato, mi sento a Bado, mi sento Muti e faccio questo e faccio la nonna quando me la fanno fare. Quindi non avremo più il piacere di sentirla in nuovi film, anche se mi ha detto che... Guardi, mi hanno richiamata, pensi che ho fatto proprio, come si dice in gergo, qualche cameo proprio in Downton Abbey, quello sceneggiato che va in onda su 7, e ho fatto delle piccole cose proprio perché il direttore voleva me a tutti i costi, Gianni Galassi, quindi va proprio delle piccolissime cose, 2-3 anelli di qua, 2-3 anelli nell'altra puntata, 2-3 anelli in un'altra. Io poi non riesco a vederlo perché avendo perso la prima puntata è talmente intrecciato, talmente complicato che non riesco più a vederlo, quindi non le saprei neanche dire dove ci sono. Ho capito. Va bene, non so se c'è qualcos'altro che le farebbe piacere dire o raccontarci, noi siamo tutto orecchi, pendiamo dalle sue labbra. Addirittura. E cosa le posso raccontare? Le posso raccontare, l'ho detto, per me quello che mi ha proprio... Ecco, le posso raccontare un aneddoto proprio su Edoardo. Sì. Perché quando facemmo questo doppiaggio, io sbagliai a uscire dalla sala di doppiaggio e uscii dalla sala della cabina di regia. Insomma, mi sentivo a disagio, di su, Edoardo mi scusi, no, signorina sedetevi, mi sono seduta e abbiamo cominciato a parlare di tante cose e lui mi disse che per esempio il sindaco del Rione Sanità, i diritti di questa commedia li voleva Mario Puzo, che ha fatto poi il padrino, Mario. Non glieli volle dare Edoardo, non glieli volle dare, mi disse, dice, vede, Mario Puzo ha del padrino del Rione Sanità, del sindaco del Rione Sanità, dice, ne ha fatto nufetente, io ne avevo fatto un santo e quindi non glieli volle dare. Ma c'è di più, io disse, Edoardo, allora adesso ci lasciamo, insomma, io mi ero sposata allora con un diplomatico e vivevamo in Olanda, ero venuta per caso a Roma per le vacanze e appunto la mia società mi disse, vai che c'è Edoardo che cerca la voce di Raquel Welch.
io andai, vinsi questo provino, doppiai Raquel Welch. Poi, finito il doppiaggio, io dissi: Edoardo, non ci vedremo quando capiterà. E lui mi disse: beh, intanto mi mandò una fotografia in Olanda, cosa che non ci avrei mai sperato, grande così, che ho di là in salotto, dove c'era scritto a Noemi Gifuni il ricordo di una preziosa collaborazione. E poi mi disse: quando io sono in teatro, mi venga a trovare e dica: sono Raquel. La chiamava Raquel. Sono Raquel. Vabbè. Io andai appunto al Teatro Eliseo e cosa dava allora, non me lo... Che dava fra... Il serpente a sonagli. Sì, sì. Il serpente a sonagli. Il? Serpente a sonagli. No, e che c'entra il serpente a sonagli che non lo sua? Non me lo ricordo. No, di questi, beh, però, non me lo ricordi, vabbè. Comunque dava una delle sue commedie. Io finito andai dalla maschera e dissi: dico, vorrei andare a salutare Edoardo. Signora, dice quello, cioè, guardi, è più facile che lo faccio io cardinale anziché lei vada a salutare. Dico: ma guardi, gli dica che c'è Raquel, che c'è Raquel. E lui tornò e disse: signor, ha detto di sì. Ha detto di sì. Allora io andai in camerino, c'era la sua seconda moglie, la moglie di quello del CNEL che lui aveva sposato e la cui figlia Angelica Ippolito poi era prima attrice della compagnia di Edoardo, e mi ricordo che fu molto caro, mi abbracciò, e poi mi invitò anche alla sua laurea honoris causa all'università. Lei sa che Edoardo aveva fatto solo la terza elementare, però sì, ebbe il premio per la letteratura, laurea honoris causa per la letteratura. E quando io lo salutai, gli dissi: Edoardo, chissà quando ci vedremo adesso, quando ritornerà. E lui mi rispose così: Rispunnet, torna raggi, quando torna rose, si stuciore torna maggio, pur a maggi stonga, si stuciore torna maggio, pur a maggi stonga. Fantastico. Bellissima voce anche a cantare, siamo fortunati, abbiamo questa esclusiva di avere Noemi Gifuni che canta per noi, ce le invidieranno tutti. Sì, vede, canto anche volendo. No, ho fatto anche sei anni di pianoforte, di conservatorio. Quindi insomma, canta, suona, recita, doppia. E chissà quante altre cose sa fare, è un peccato che non... È peccato, ma io ho un'età, forse non mi riporto male, ma la mia è una bella età. Io non voglio dire l'età, però a me sembra che sia in ottima forma, signora Gifuni. Sì, è ancora bene sia a recitare che a doppiare. Sì, ma io sono in ottima forma, soltanto che vede, non mi troverei più, veramente, glielo dico col cuore, non mi troverei più se dovessi andare a doppiare in una sala con altri colleghi cresciuti ieri, insomma. Certo, mi sentirei un disagio. Sì, perché mi sembrerebbe è una delusione, insomma, non vorrei essere delusa, rimanere delusa, vorrei rimanere con le mie illusioni. Va bene, le faccio l'ultima domanda, poi chiudiamo, perché direi che abbiamo abbastanza espletato, diciamo, la nostra domanda un po' così, un po' strana. Avendo doppiato Catherine Schell come Maya, quindi essendosi vista praticamente tutte le 24 puntate in cui sì, Catherine Schell interpreta questa transmuta che si trasforma nei mostri, negli esseri sì, più strani. Della pantera. Sì, animali, ma anche mostri di cartapesta, sì, cose strane, insomma, così. Era una serie un po', diciamo, strana da questo punto di vista. Lei, sinceramente, che cosa ha pensato, al di là della passione dei fan, al di là della bravura, della bellezza dell'attrice, ma che cosa ha pensato, non so, tipo
ma che strano personaggio, ma che cose un po' sopravviviga. No, l'ho preso come una cosa allegra, come una cosa... No, non mi ha dato fastidio vedere lei trasformata in mostro, vedere lei... Cioè, per me era una cosa nuova, infatti era la prima volta che succedeva al cinema o negli home video. E quindi, no, pensi che non mi ha sconvolta proprio, anzi, l'ho presa come una cosa divertente. Potersi, dico, magari poter fare così anche noi nella vita, no? Quando una persona non ci va, magari. Certo, trasformarsi in qualcun altro. No, bellissimo, no? Una pantera, un leone, beh, fantastico, un mostriciattolo. Un mostriciattolo per spaventare le persone in disagio. Esatto. Va bene, a questo punto, se non ha altro da aggiungere lei personalmente, io penso che possiamo chiudere il nostro collegamento. La ringrazio, penso di essere stata abbastanza esaustiva. Lei è stata molto esaustiva, molto gentile, molto simpatica. È stato un vero piacere averla con noi per la prima volta, anche se sono in video. Poi io continuo a nutrire la speranza un giorno di poterla avere anche carne ed ossa in uno dei nostri eventi. Speriamo. E la ringraziamo tutti moltissimo, la salutiamo con tanto affetto. Sono io che vi ringrazio, perché insomma dopo tanto tempo parlare della mia attività mi ha fatto piacere. Anche per noi è stato molto interessante e naturalmente speriamo di rivederci presto, magari come ho detto prima. In presenza, che sarebbe piacevole. Perché no? Con molto piacere anche per me. Grazie ancora, tante buone cose, saluti. Grazie a voi e buona giornata. E a tutti quanti, buona giornata. Saluti. Grazie mille, arrivederci. Bene, rieccoci in diretta. Come avete visto, Noemi Gifuni è molto giovanile, molto dinamica, nonostante che tutti e tre i nostri ospiti, i doppiatori, siano ultra ottantenni. Avete visto anche ieri Calamere e adesso vedrete Colizzi, cioè vedrete, sentirete Colizzi. In realtà, sì, diciamo, sono in ottima forma per quello che ci appare. Mi ricollego a questo perché volevo in effetti dire una cosa a cui tengo. Naturalmente noi ci occupiamo di una serie di metà degli anni 70 o addirittura di serie ancora più vecchie. È inevitabile che molti dei protagonisti di queste serie o non ci siano più o abbiano i più giovani un'età di poco inferiore agli 80 e i più vecchi superiore. Chiaramente questo è il naturale ordine delle cose. Noi stessi, io personalmente ho 59 anni, quando ho cominciato nel 99 ovviamente ero più giovane come tutti i nostri collaboratori, eravamo entusiasti di fare questa cosa, non eravamo, quasi nessuno era sposato e quasi nessuno aveva dei figli. Adesso ovviamente le cose sono cambiate, ci sono state delle pause intermedie anche per far crescere i figli. Adesso siamo più o meno di nuovo in una situazione in cui anche chi ha dei figli ha comunque dei figli grandi. E volevo ricollegarmi a questo perché mi sembra doveroso nominare anche i figli di alcuni nostri collaboratori, perché sono tutti ragazzi ormai intorno ai 20 anni o che hanno superato i 20 anni. E che pur non essendo naturalmente appassionati delle cose di cui siamo appassionati noi, hanno comunque seguito i genitori e ci hanno dato una mano, specialmente negli ultimi anni, nel realizzare le nostre convention. Questo grazie anche alle loro abilità di millennials o comunque giù di lì, di nativi digitali, cose che noi non siamo e altre cose del genere. Quindi ci tengo a citare, adesso ne dimenticherò qualcuno che magari è passato e non me lo ricordo, ma questo dipende dall'età. Ma ad esempio Elisa Bolla, figlia di Lorenzo e di Silvana Corti, che ci ha aiutato sia come cosplayer che come traduttrice, perché lei parla benissimo l'inglese, così come parla benissimo l'inglese Laura Guizzardi, che è la figlia di Stefano Guizzardi, che è un nostro anch'esso collaboratore di lunga data, da anni, in quanto appassionato ed esperto modellista.
Ma naturalmente citiamo anche Maya, che è un nome che è perfetto dato l'argomento, che è la figlia di Rossella Raris, anche lei ci ha aiutato come cosplayer, e un altro che ci ha fatto vedere la sua abilità di cosplayer, ma che soprattutto è molto esperto e pratico di digitale, è Alberto Guatteri, figlio di Mario e naturalmente di Gabriela Guidetti. Ci tenevo a citare anche i giovani perché comunque negli ultimi anni sono stati piuttosto preziosi. Inoltre, considerate un'altra cosa, è che nel classico cosplay, se ci mettessimo noi persone ultra cinquantenni con la nostra pancetta, le nostre faccette un po' ruvide, a interpretare personaggi che quando erano sullo schermo avevano fra i 25 e i 30 anni, non avremmo fatto sicuramente la stessa figura di questi ragazzi. Ecco, questo ci tenevo a dire. Come un'altra cosa che ci tengo a dire è il rapporto che c'è fra la fantascienza e altri mezzi di espressione come la letteratura e il fumetto. Questo per dire, ad esempio, che sono collegamenti che nelle nostre convention sono sempre stati attuati tramite ospiti invitati o con la collaborazione, specialmente nelle ultime, di personaggi come il disegnatore Massimo Bonfatti e tanti suoi omologhi, o ad esempio anche Angelo Nazzaro, che è un nostro collaboratore da tanto tempo. Ecco, detto questo, che ci tenevo perché mi sembrava importante, chiedo subito a Claudio dalla regia se ci sono delle cose da far vedere o da riportare. Sì, ci sono dei messaggi WhatsApp, abbiamo Roberto Politi, questa sera non sbaglio, mando in onda alcune immagini che ci ha inviato questa sera, riguarda un progetto che adesso farò scorrere velocemente, c'è anche il gatto sulla destra, potete vedere. Sì, beh, controlla giustamente. Esattamente, è il pannello che vediamo in questo momento, è andato proprio a ricostruirlo e sarebbe praticamente il pannello medico, suppongo, giusto? Beh, fantastico, devo dire, Politi è veramente ingegnoso. Sì, ha costruito il pannello di controllo medico della base Alfa, lo sta costruendo. Tra le altre cose, tra le altre cose, tutto costruito col cartone, non è legno, non è neanche ferro, è tutto in cartonato e sta ricostruendo proprio, l'ha cablato bellissimo. proprio oggi. Bellissimo e bravissimo, complimenti. Poi abbiamo delle fotografie di Alessandro Scarpa, ne ha mandate veramente tante, ne estraggo alcune da far vedere, la collezione di un bel po' di film di fantascienza, quindi UFO, abbiamo Spazio 1999, Thunderbird, Prigioniero. Sì, le faccio scorrere un po' questo è il film di Spazio 1999, sì, questo direi questo, l'album di figurine. Questo è firmato anche, se non sbaglio. Sì, molti album di figurine nostre sono firmati, in effetti. Una banconota. Questa sì, anche questa me la ricordo benissimo. Siamo sbizzarriti a fare tante cose in questi anni. Questa era la sua tessera, sì, quando l'iscrizione al club era a pagamento, ovviamente mettevamo delle tessere. Oltretutto questo logo è una delle poche cose, mi è venuto in mente adesso, che non è di Roberto Baldassarri, ma è di Mario Guatteri. Ecco, non c'entra niente, però mi è venuto in mente e l'ho voluto dire. Fotografie autografate, direi. Sì, sostanzialmente. È l'album di figurine, anche quello autografato, certo. Sì, sì. E poi e anche i fotoromanzi, dei... Eccoli qua. Dei gemelli anche. E delle pin, sì, praticamente, come gemelli. Il classico Dinky Toys, l'intercettore. Prima versione, direi, quello più raro. Sì, sì, conosco Alessandro di Trieste, so che da sempre è un grande collezionista. C'è qualcos'altro? Poi abbiamo un po' di messaggi dalla chat, abbiamo un po' di persone collegate, quindi Nicola Campisi, Gianluca, Marina Perrotta, Roberto Politi anche collegato in chat, Valentina Frasca, che saluto, ciao Valentina. Ciao a tutti. Mario Guatteri, Walter Tramacere, Roberto Actaros Koenig, del quale vorrei leggere anche un commento che riguarda il doppiaggio, non riguarda in questo caso Noemi Gifoni, ma riguarda Alberto Sordi. E dice: quando gli venne chiesto di doppiare Oliver Hardy, grazie mille per la pronuncia, era in coda con molti ragazzi,
Tutti i ragazzi entravano, ripetevano le battute in italiano, leggendo il copione, seguendo il labiale degli attori, in questo caso quelli di Olio, ma nessuno aveva avuto l'intuizione che Alberto Sordi ebbe. Si fermò un attimo, studiò il personaggio, grande e grosso, gli aggiunse l'accento italo-americano, da panciottone, come lo conosciamo noi. Appena fece le prime battute fu preso e dice: non vorrei sbagliare, ma fu l'inizio della sua grande carriera. Perché lui veniva dal Kansas City. Va bene. Ok, grazie Roberto di questa informazione. C'è ancora qualcosa? Stanno scorrendo messaggi. Qui dicono che qualcuno vuole fare il cosplayer a 53 anni. Ah, Antonio Palazzo, ecco, Antonio Palazzo che l'ha scritto. Poi parlano di Pino Colizzi, ma visto che dobbiamo... Sì, adesso ci arriviamo. Cosplay, adesso io prima scherzavo, ovviamente. Ci sono tanti personaggi che possono essere interpretati anche in età matura, perché alcuni non sono adatti per dei giovani. Faccio sempre l'esempio, personalmente io sono alto più di 1,90 m, non ho un fisico da modello, però ad esempio, giusto per l'altezza, potrei benissimo entrare in armatura di Darth Vader, tanto quella è un'armatura che si vede, non si vede niente, basta che uno sia alto e il problema è risolto. Tanto per dire, no? Per dirne una. Mentre invece non potrei assolutamente fare cosplayer di Aquaman, per dire, quello è a torso nudo, che figura ci faccio? Allora, niente, quindi a questo punto possiamo proseguire. Proseguiamo, come annunciato abbiamo Giuseppe Pino Colizzi, è un altro doppiatore storico, come avevo anticipato ieri, probabilmente a molti di voi il nome non dirà un granché, ma io vi ricordo che è probabilmente uno dei più grandi e famosi doppiatori che abbiamo avuto in Italia. La sua voce è stata per anni inconfondibile e ha accompagnato i personaggi più famosi della cinematografia, soprattutto americana, ma anche italiana, anche non necessariamente di Hollywood. E anche egli è un personaggio che ha la sua età, si è reso molto gentilmente disponibile. Anche lui non di sera ha preferito essere intervistato di giorno, ma la sua difficoltà era tecnica, cioè lui non disponeva di nessun tipo di mezzo che potesse essere atto alla ripresa video. Quindi la nostra intervista è puramente un collegamento telefonico dove facciamo scorrere comunque delle immagini, così chi lo vede potrà magari ricordarsi, riconoscerlo per la sua carriera inizialmente di attore, poi dopo esclusivamente come doppiatore. E direi che forse, in quanto personaggi famosi, è addirittura superiore ai nostri due precedenti ospiti, forse lui stesso è anche un po' più anziano. E comunque niente, adesso andiamo, così capirete da soli di chi stiamo parlando. E a questo punto buon divertimento di nuovo, noi ci vediamo dopo e vai in regia con Pino Colizzi. Bene, siamo di nuovo qui con la seconda intervista, diciamo così, di questa giornata. Ripeto, siamo sempre nell'ambito dei doppiatori, come è già stato in precedenza. Abbiamo di nuovo un attore, doppiatore e direttore del doppiaggio. Anche in questo caso si tratta di un personaggio che non avrebbe bisogno di presentazioni, dato il suo palmarès estremamente pingue. Vado giusto ad elencare qualche nome di attori a cui ha prestato la voce per aiutarvi a farvi un'idea. Ricordiamo Michael Douglas, Jack Nicholson, James Caan, Christopher Plummer, Clint Eastwood, Michael Caine, Richard Dreyfuss, Tom Selleck, Helmut Berger, Alain Delon, Christopher Reeve, Superman, chi se lo scorda, Martin Landau, Richard Gere, Martin Sheen, Robert De Niro, Glenn Ford, Gary Cooper, Timothy Dalton, Harrison Ford, basterebbe già questo, ma continua, Steve McQueen, Roy Scheider, Burt Reynolds, Harvey Keitel, Jean Sorel, Gerard Depardieu, David Niven, Jeff Goldblum, Thomas Millian, Fabio Testi, Walter Chiari, Terence Hill, Franco Nero, lo stesso Gianni Garco, F. Murray Abraham, Bruce Dern, Patrick McGowan, Omar Sharif, Martin Sheen, Frank Langella, Jane Franciscus. Potrei anche qui
andare avanti all'infinito. E l'ospite che abbiamo in collegamento telefonico in questo momento è Giuseppe Pino Colissi, attore e doppiatore italiano, di cui io ho un bellissimo ricordo perché la sua voce è meravigliosa. Buongiorno signor Colissi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Quanti nomi e quante persone non se ne ricordano più. Io ho doppiato, ho ridoppiato alcuni attori che ancora ci ricordiamo per la loro importanza. Perché quelli che ha detto ormai ce li siamo quasi dimenticati. Qualcuno, per esempio, ho sentito dei ragazzi dell'università che al nome Amedeo Nazari mi hanno detto: scusi, chi è? E giustamente dice Shakespeare che anche i nomi di questi giovani così attuali di adesso verranno dimenticati. E l'oblio fa parte della vita, quindi tutti i nomi che lei ha nominato, anche Michael Douglas, ormai qualcuno dirà: ma sì, ma chi è? Adesso il doppiaggio è un'altra cosa, è cambiato. Io l'ho fatto, sono molto grato al doppiaggio, l'ho fatto prima per necessità, e perché quando cominciavo un attore fa tutto. E poi l'ho anche fatto per comodità, perché un attore di teatro non può andare in giro per alberghi pagando più o meno quello che guadagna, a meno che non sia proprio una star, e quindi facendo il doppiaggio sta a casa, il guadagno è netto, quindi queste sono le ragioni. Che cosa mi ha appassionato del doppiaggio? Prima di tutto ho capito che dagli attori che doppiavo, se erano bravi, io potevo imparare, perché il doppiaggio non è una cosa fatta di voce che va sulle labbra, ma è un fatto di intenzione. L'attore che doppia ti trasmette il personaggio e te lo trasmette dagli occhi. Infatti un doppiatore, un grande doppiatore, un doppiatore di classe, guarda poco la bocca, così come il pianista guarda poco la tastiera. Certo. Guardi, signor Colissi, ci ha detto la stessa cosa Noemi Gifuni. Ah, ho capito. Quella di guardare gli occhi, intendo. Quindi siete perfettamente sintonizzati su questo evento. Poi si imparano i ritmi, che sono quelli che distinguono, che fanno differenziare la voce di un doppiatore, cioè. Qualcuno a volte chiede a un doppiatore: ma mi fa la voce di quell'attore lì? Non è possibile, la voce è sempre la stessa, la voce è una cera che va a rivestire un viso, quindi la cera è sempre la stessa, ma prende la forma del viso sul quale si adagia. E quindi anche la voce prende i ritmi e la respirazione dell'attore. Questo è un fatto di assolutamente artigianale, come tutte le arti devono nascere e nascono, anche quella di Michelangelo, anche quella di Shakespeare, da un artigianato che poi assurgano a livello di arte e succede dopo, post mortem forse, o anche durante la vita, ma un artista non sa di essere artista, un artista sa di essere artigiano.
Certo, capisco perfettamente cosa vuole dire. E approfitto di questa cosa per riallacciarmi subito a quello che ha detto, relativamente agli attori che ha doppiato. Io vedo che ha doppiato attori di varie nazionalità, anche attori italiani. Volevo sapere da lei se ci sono state delle differenze nel doppiare attori di diverse nazionalità, o se lei ha delle preferenze per un certo tipo di recitazione, non so, quella americana piuttosto che non quella francese, e se c'è qualche attore con cui lei si è trovato e altri e con i quali invece magari ha avuto più difficoltà. No, non ci sono difficoltà, è una difficoltà riuscire a mettersi al servizio di un attore, anche se questo attore si chiama Laurence Olivier, come mi è capitato. Io poi ho incontrato Sir Laurence in Africa quando ho girato, ho fatto una parte in un film che poi ho doppiato in uno sceneggiato, che forse è l'unico che si ricorda ancora perché viene ritrasmesso sempre, che è Gesù di Nazareth. Ah, certo. Io doppiavo il protagonista Gesù, che era Robert Powell quasi, esatto, col quale poi ho fatto anche amicizia perché doppiavamo insieme a Twickenham a Londra. Ora ricordo un episodio quando io incontrai, quando si sta con queste troupe elefantiache, si finisce la sera col mangiare insieme negli alberghi, eravamo a Sousse e a Monastir in Tunisia, e io capitai vicino a Sir Laurence Olivier. Non le nascondo che la differenza tra gli attori di oggi, la differenza fondamentale tra gli attori di oggi e quelli di un tempo, qualcuno può anche tradurre che la differenza sta in me, forse sono io che una volta ero più emotivo, emozionabile, e adesso è che gli attori di una volta emozionavano quando li conoscevi. Oggi è un compagno, è un amico, è un attore qualsiasi, anche se non lo conosci, lo incontri al bar, fai cenno di conoscerlo, di riconoscerlo, ma non hai l'emozione che ebbi io quando incontrai Totò, e oltretutto era anche un attore comico, diciamo, si poteva anche sorridere, ma niente affatto, ci tremavano le gambe. Quindi quando io mi trovai a fianco a Sir Laurence Olivier, io gli dissi, adesso non mi ricordo, credo nella voce della tempesta, non so in quale ridoppiaggio, perché è chiaro che io non sono coetaneo di Laurence Olivier, in quale ridoppiaggio io lo doppiai, e gli dissi questa cosa, e lui mi guardò e disse: oh, e voglio dire, per un attore essere no, l'unico Michael Douglas ha chiesto una mia fotografia con autografo. Ah, sì, vale. Michael Douglas. Sì. Quello è un attore che sarebbe stato un ottimo affare dal punto di vista lavorativo. Se campa come il padre, c'è da lavorarci ancora per tanti anni su quell'attore. Comunque sì, sono d'accordo con lei sul fatto che attori di un tempo ormai un po' passato trasmettevano delle emozioni che io stesso non riesco a ritrovare nei pur simpaticissimi, bravissimi attori odierni, per carità, non voglio. E comunque questi attori avevano qualcosa, almeno per me, quando negli anni 70-80 ero più giovane, qualcosa che mi rimaneva dentro, sia per quanto riguarda l'attore che anche per quanto riguarda la voce che aveva quell'attore. Poi chiaramente noi
magari confondavamo l'uno con l'altro, la voce di quello era la voce di, non so, di Superman piuttosto che non di quell'altro, però comunque secondo me quella è stata un'epoca veramente bella e ricca. Ecco, su questo io sono perfettamente d'accordo e chi ha almeno la mia età condividerà questa opinione, presumo. Le chiedo un'altra cosa. Il doppiaggio per lei è subentrato a un certo punto della sua carriera, ha smesso di fare l'attore, quindi completamente. È stata una cosa indotta da caso, è una decisione sua? Mi diceva prima che costa meno ovviamente fare il doppiatore. O qualcuno l'ha consigliata di dedicarsi totalmente al doppiaggio? No, io ho smesso di fare l'attore quando ho capito che non avevo il talento necessario per essere un grande attore. E allora, siccome modestamente sono molto presuntuoso, quando io ho capito che non sarei mai arrivato, perché mi mancava qualcosa, mi mancava un zic di talento che riconosco e riconoscevo in molti altri miei compagni, e però ero abbastanza preparato per poter fare il direttore di doppiaggio, perché la prima qualità di un direttore di doppiaggio è capire il film che doppia. La grande difficoltà, la grande mancanza che io sento spesso sui doppiaggi moderni è che forse non hanno capito profondamente il film che facevano. È un film al quale io sono particolarmente legato, perché ricordo le mie discussioni col regista che io andai a conoscere a Londra, che è Hackford, è l'avvocato del diavolo. Ecco, io andai a Londra perché c'erano delle cose del film che non avevo capito, e andai a incontrare Hackford, cosa non più possibile oggi. Nessun direttore di doppiaggio si potrebbe permettere un viaggio a Milano per andare a incontrare il regista, e questo a me non è capitato una volta soltanto. Io ho doppiato tutti gli ultimi film di Zeffirelli, che avranno un momento di successo ancora quando passerà qualche anno, perché non sono così oleografici come qualcuno ha detto. De Firelli ha fatto dei film, intanto era un grande artista, perché era un grande pittore, era un grande scenografo, e poi era un ottimo regista, che forse non era un gran direttore di attori. Ecco perché lui poi nel doppiaggio, cosa che può meravigliare, affidava a me completamente il doppiaggio di un film come Amleto, al quale teneva molto. E poi però era anche, avendo un carattere così variopinto, si alzò nel centro della platea del cinema Barberini per dire grazie a chi ha doppiato questo film. È artistica questa cosa, che fa onore a Zeffirelli, sinceramente, al quale io rivolgo un gratissimo ricordo, avendoci litigato tantissime volte, perché era veramente un uomo duro quando lavorava, mentre invece poi era una persona morbidissima.
E per esempio per Callas io ci litigai di fuoco perché io volevo che doppiasse, che la doppiasse l'Ardan, che aveva fatto una splendida interpretazione, Fanny Ardan. E allora feci venire l'Ardan da Parigi a fare un provino per farglielo sentire, perché lui voleva invece un'altra attrice. E io stetti un giorno con Fanny Ardan per fare questo provino, feci un bel pezzo di scena, era bellissimo, e lui lo sentì, e poi mi disse: non va bene, voglio un'altra, non voglio Fanny, voglio un'altra. Ma Franco, ma perché? E lui ebbe un attimo di grande sincerità, come può avere solo un grande artista, e mi disse: senti, io devo fare Callas, non devo fare Fanny Ardant. E capii che cosa significa anche difendere il proprio, la propria importanza, perché Fanny Ardant diventava talmente importante in questo film che forse metteva un pochino di ombra sul nome del regista. E lui me lo confessò questa cosa. E scelse una voce qualsiasi, il film naturalmente lo doppia io. E voglio dire, quello era un modo di fare doppiaggio. Oggi è differente, non dico che è male, niente è male. La recitazione di oggi, non posso criticarla e dire non è bella, no, non posso dire, devo dire che è differente. Ora gli attori nuovi, come avrete visto, non c'è nessun attore cattivo come c'era una volta, adesso sono tutti bravi, sono tutti disinvolti come nella vita. Capisco, in effetti c'è una differenza e mi rendo perfettamente conto di questa differenza. Senta, signor Polizzi, le chiedo una cosa per agganciarci a quello che è il tema principale di cui si occupa il nostro club Moonbase 99, cioè le produzioni inglesi 70, principalmente di Gerry Anderson e principalmente Spazio 1999. Le faccio una domanda. Come le avevo già anticipato giorni fa, lei non ha doppiato nessun personaggio nella serie televisiva di Spazio 1999, però pur non essendo riuscito a trovare dei credits in italiano, esiste un film di montaggio che si chiama appunto Spazio 1999, realizzato in Italia, dove le voci dei personaggi sono completamente diverse da quelle del telefilm, e ad orecchio io penso, credo, mi pare che la voce di Alan Carter, cioè quella dell'attore Nick Tate, sia la sua. Lei può confermare questa cosa? Si ricorda di questa cosa oppure no? Non mi ricordo assolutamente nulla. Ci sono delle volte dei film che vedo sento la mia voce sul protagonista e non me lo ricordo. Mi ricordo certamente le direzioni del doppiaggio. Io per esempio ho fatto un film che a me piacque molto e sono sicuro che vi è piaciuto anche a voi, che è Brian di Nazareth. Sì, bellissimo. Ecco, quello me lo ricordo momento per tutte le invenzioni che facevamo, ma i doppiaggi no, anche perché erano come dei numeri, non sapevi che cos'era, a volte ti accorgevi che quello che doppiavi non era uno qualsiasi, ma era un grande attore, perché capita anche ai grandi attori di fare delle parti di non grande significato, per cui non mi chieda dei ricordi, a meno che non si ricordi lei di preciso. Io posso, quello che mi dice non lo ricordo, ecco. Io mi ricordo questa cosa perché riconobbi la voce, sono abbastanza sicuro che fosse lei, però come ho detto
Non essendo disponibili dei credits in italiano sulle voci, non posso confermare al 100% questa cosa. Comunque, questo era solo per creare un gancio con il nostro club, che è una cosa minima, un minimo doverosa, ma naturalmente a noi interessava e interessa di più avere lei come ospite in generale per tutto quello che ha fatto nella sua carriera e che io ho amato moltissimo, ovviamente, io come quelli della mia età, cioè quelli fra i 50 e i 60 anni, perché andando più indietro forse poi si rientra in quelli che diceva lei che non si ricordano più chi è Amedeo Nazari, e allora diventa un po'... Io me lo ricordo benissimo Amedeo Nazari, chi non beve con me peste lo curia. E quindi siamo più o meno sulla stessa lunghezza d'onda. Niente, c'è qualcosa, qualche aneddoto della sua lunghissima carriera che le piacerebbe condividere con noi, relativamente magari un collega, un personaggio, qualcuno che ci potrebbe raccontare, senza che io le chieda specificatamente qualcosa? No, in questo momento, cioè gli aneddoti ce ne saranno tanti, ma non nel momento in cui mi si chiede un aneddoto, non me lo ricordo. Io mi ricordo una che ho incontrato, ne ricordo, voglio dire, come cultura le posso dire che io ho avuto del mestiere del doppiaggio i più grandi, i sommi. Quelli che l'hanno cominciato, Panicali, De Angelis, Cigoli, certo. Carlo Romano, per cui è un mestiere che mi è stato insegnato dai sommi. E quindi certo. ecco perché io non ho mai voluto insegnare, perché oggi, cioè insegnare il doppiaggio, per carità, è proprio impossibile, ma neanche insegnare recitazione, non ho mai voluto insegnare. Al massimo io ho fatto delle chiacchierate all'università, chiamandole lezioni di dissuasione, perché all'università, soprattutto nella facoltà di lettere e filosofia, molti sperano di poter entrare a fare i dialoghisti e i traduttori, anche linguistica, quindi io chiamavo questi incontri di dissuasione, perché dicevo loro che non potevo dare dei consigli che, come dice Oscar Wilde, generalmente sono sciocchi, come quelli buoni lo sono ancora di più. Sì, capisco cosa vuol dire. Allora, a questo punto le faccio quella che potrebbe anche essere l'ultima domanda, a meno che lei non voglia poi aggiungere qualcosa. Ci può dire qualcosa su quello che sta facendo adesso? Ci aveva parlato di traduzioni di classici, se ricordo bene. Ma sì, certo, esistono io non sono uno che vuole farsi conoscere, sono abbastanza avaro, sono abbastanza egoista, per cui perfino dei libri pubblicati generalmente non ne parlo, e li pubblica una società editrice molto esclusiva, che sarebbe la Dante Alighieri, che è quella del Vocabolario Rocci. Per cui io ho tradotto in endecasillabi tutti i sonetti di Shakespeare, ho tradotto diverse tragedie di Shakespeare in endecasillabi lo stesso, e delle tragedie di Hebel, che pochi conoscono perché è un autore contemporaneo di Ibsen, e questa contemporaneità non gli ha giovato, perché Ibsen era popolare, quindi tutti conoscono Ibsen e nessuno conosce Hebel, che è un autore importantissimo, cioè non è che è un'invenzione mia. Così come non si conosce, o si crede
di conoscere, qualcuno crede di conoscere un altro autore che io sto traducendo, contemporaneo di Shakespeare, che non avendo scritto delle tragedie è come uno scrittore che non va per televisione, nessuno lo conosce, oggi se non vai, certo, non passi, se non arrivi attraverso la televisione le persone si dicono ma chi è? Conoscono come i filosofi, voglio dire, noi abbiamo dei filosofi importantissimi, ma l'unico, con tutto il rispetto, che conosciamo è Cacciari. Perché? Perché si dice, ora c'è un autore del quale io le voglio dire un solo verso per capire, l'ho tradotto naturalmente da me, ma è quello in inglese, per capire lo spirito. Lui dice, chi ama, se non ha chiaro nel cuore cosa vuole ottenere dall'amore, è come uno che si mette in mare solo perché gli piace vomitare. Ecco, voglio dire. Bellissimo. Senza. Beh, che comunque è anche questa attività. Ma questo è un poeta che perfino in un verso che tutti conoscono non è conosciuto. Per cui basta chiedere a chiunque per chi suona la campana e si sentirà rispondere che è Hemingway. Hemingway, certo. Hemingway ha preso questo titolo dall'ultimo verso di John Donne, che è l'autore del quale sto parlando, che è di una poesia bellissima che dice «Nessun uomo è un'isola» e finisce dicendo «Se senti suonare una campana, non mandare a chiedere per chi suona». Essa suona per te. Certo, una dimostrazione, un'asserzione di fratellanza difficilmente sintetizzata in così poche parole. Quindi per chi suona la campana è l'ultimo verso di Nessun uomo è un'isola di John Donne. Perfetto, io vedo che comunque anche questa sua ultima attività è estremamente corposa e importante, non ha nulla da invidiare a quella precedente di doppiatore o direttore del doppiaggio. Se il signor Colizzi non ha altro che vuole aggiungere, io penso che a questo punto potremmo concludere qui. Non voglio aggiungere niente, voglio dire soltanto, questo mi piace ricordarlo, non tanto per me, che l'ultimo, il più recente libro stampato è la è una riedizione dei sonetti di Shakespeare. Gigi Proietti ha voluto, alla quale Gigi Proietti ha voluto fare una prefazione. Quindi questo libro, edito dalla Dante Alighieri, ha la prefazione di Gigi Proietti. Però dato che Gigi Proietti è morto da poco e il libro uscito proprio poteva uscire contemporaneamente, quando mi hanno detto di farlo uscire approfittando di questa cosa, è chiaro che come avrebbe fatto lei, come avrebbe fatto chiunque, ho detto ma no, non siamo dei becchini. Non approfittiamo della morte di una persona per fare la nostra vita. E quindi questo libro non è uscito, è stampato, sta lì. Per me non è affatto interessante che si venda. Quindi le posso dire perfettamente. Una bella prefazione di Gigi Proietti ai sonetti di Shakespeare. E ricordo Gigi con grande affetto.
come tutti noi, e io la ringrazio per questa conclusione, la ringrazio in generale per la sua disponibilità, la sua gentilezza, è stato molto gradevole e interessante per me, penso anche per gli altri, parlare con lei, e io spero comunque di rivederla e di risentirla presto in un'occasione magari, chissà, anche dal vivo, di persona, se ci fosse la possibilità, se no ci accontenteremo di sentirci di nuovo in video, se capiterà. Allora, grazie, buon lavoro, e nella vita ha sempre delle sorprese. Sì, è vero, va bene, allora salutiamo Pino Collisti, lo ringraziamo di nuovo, è stato gentilissimo e molto esaustivo in quello che ha esposto, e concludiamo qui questo secondo intervento di oggi e rimandiamo quindi al prossimo episodio della nostra SpaceCon. Ecco, avete ascoltato Pino Collisti, io ci tenevo a farvelo sentire perché è un'altra pietra miliare del doppiaggio italiano, secondo me. Avrete notato, come avevo già ricordato, mi pare, in una serata precedente, come molti degli attori da lui doppiati siano anche nella lista di quelli doppiati da Michele Calamera. Questo perché, come lo stesso Michele ci aveva spiegato, in Italia a volte non prende il sopravvento, in alcuni casi sì, ma in altri casi non prende il sopravvento l'idea che un attore debba avere sempre la stessa voce. In alcuni casi dipende dalla compagnia di doppiaggio che ha quei diritti e quindi ha i propri doppiatori. È per questo che abbiamo visto nell'elenco sia di Pino Collisti che di Michele Calamera apparire sia Clint Eastwood che Martin Landau, e queste sono cose che comunque fanno vedere un po' anche come funziona il mondo del doppiaggio. È vero poi che le voci, bene o male, devono comunque rispettare un po' l'idea che l'attore porta con sé e che il pubblico non americano si aspetta. Nel senso che se la voce ha sempre avuto un certo calibro, mettercene una molto differente può fare un po' la differenza in negativo, però anche lì poi dipende dai gusti, per carità. Quindi archiviato anche quest'ultimo ospite della triade dei doppiatori italiani, torniamo un attimo da Claudio per sapere se ci sono altre cose da riportare dalla chat. C'è Alessandra Salamino che dice: se non sbaglio, doppiato anche Landau, quindi si riaggancia al discorso che hai appena fatto. Esatto. Tu sì sì, esatto, Alessandra, hai ragione, infatti. Nulla, poi ci sono altri messaggi nel frattempo che scorreva l'intervista. Indimenticabile l'interpretazione di Colizzi nel film Il commissario Bella Chioma con Lino Banfi. Dopo Roberto Politi, per creare nuove leve ci vorrebbe una nuova serie, come accade, vabbè, per Star Trek. Pino Collisti ho iniziato a conoscerlo più come attore nel film con Thomas Millian, uno dei tanti. Questo è Gianluca. Comunque questi sono i messaggi. Sì, che sono arrivati. Penso che si riferisse a Delitto in Formula 1. Comunque, sì, lui modestamente dice che non si vedeva come un attore top. A me, sinceramente, come tanti caratteristiche hanno fatto, non dico fortuna, ma che comunque hanno ben lavorato nel cinema italiano, io non lo vedevo affatto male. Certo, lui spaziava un po' dalla commedia al drammatico, ha fatto tutti i ruoli, a parte questo del Delitto in Formula 1, con Thomas Millian, che è un film drammatico, anche se da un certo punto di vista è comico perché c'è Bombolo, eccetera. Però ha fatto anche delle commedie. Io mi ricordo un film dove lui faceva il professore, veniva tentato da Gloria Guida, e cavolo, ragazzi, se non è un successo questo, io non so che cosa lo sia. Ci sono anche altre foto, per caso? Altre foto no, stanno arrivando altri messaggi. Salvatore Guido anche in Anna Karenina con Lea. Anna Karenina, sì. Karenina, pardon, con Lea Massari, e la banda del Gobbo, uno dei primi, ancora Gianluca.
Sì, di Thomas Milian, 1975, penso che si riferisse al film. Okay. Sì, sì, beh, certo, gente che ha la nostra, adesso tu Claudio sei troppo giovane, ma gente che ha la nostra età probabilmente se li ricorda tutti questi film. Altre cose? Al momento no. Al momento no. Perfetto, allora a questo punto direi che anche questa serata l'abbiamo portata a casa. Ne approfitto di nuovo per ringraziare tutti quelli che sono stati collegati con noi, tutti i visualizzatori della nostra trasmissione, e ne approfitto ovviamente per ricordare l'appuntamento di domani. Allora, domani è lunedì 13 settembre, si chiude la convention, è il giorno più iconico per il nostro club, tutti sapete perché, non lo dico neanche perché sarebbe vergognosamente ripetitivo. E lo festeggeremo ovviamente ricordando alcune delle cose principali della serie. L'ospite invece, l'unico ospite di domani sarà un altro Rossi, dopo Marcello sarà Filippo Rossi, che è il presidente di Avin 4, il club italiano dedicato principalmente a Star Wars ma anche ad altre serie, che ha preso il posto sostanzialmente di Cloud City, un club più antico che faceva delle convention che qualcuno si ricorderà, chiamate EmpireCon, poi sostituito da Yavin 4 le convention diventarono YavinCon, ma c'è comunque una certa continuità in questo ambiente, e Filippo Rossi, che io conosco da tanti anni, attualmente presidente di Yavin 4, un club che collabora con noi ormai già da un po' di tempo, sarà il nostro ospite. Ovviamente potrà parlare anche di Star Wars, delle novità, oppure rispondere ad alcune vostre domande, ma principalmente si occuperà, data la imminente uscita fra una settimana, dell'ultimo attesissimo capolavoro di Denis Villeneuve, cioè la trasposizione cinematografica del romanzo di Herbert Dune. E quindi, siccome lo stesso Filippo Rossi, che è anche scrittore, ha scritto un libro che è il suo ultimo lavoro attualmente, che si intitola appunto Dune, fra le sabbie del mito, ci parlerà in generale proprio non solo del film ma del romanzo di Herbert, e eventualmente potrà appunto rispondere alle vostre domande, e sono sicuro che sarà un intervento esaustivo ed interessantissimo. Quindi a questo punto io penso che, se non ho dimenticato nulla, in questo caso la regia mi fermi, mi corregga, faccia qualcosa, io saluto tutti anche stasera, vi invito a essere presenti anche domani sera per la chiusura appunto con la quinta serata, e ringrazio nuovamente tutti quanti per la loro presenza, per la loro collaborazione e per la loro partecipazione. Benissimo, buona serata e a domani.